Buonasera e ben ritrovati a questa nuova puntata di Segno 7. Questa sera analizzeremo e parleremo un po' di un fenomeno e di una dipendenza che stanno aumentando sia a livello nazionale che locale, che coinvolge sempre più una fascia di popolazione, una fascia d'età sempre più ampia e che comporta gravi ripercussioni sia a livello economico che sociale. Parliamo appunto del gioco d'azzardo e delle ludopatie. E stasera abbiamo qui ospite con noi Simona Neri, benvenuta. Grazie, buonasera a tutti. Sindaco di Laterina e Pergine Valdarno, ma soprattutto stasera è qui in quanto fondatrice di Valdarno Slot qualche anno fa, appunto una realtà, un'associazione a livello locale, e soprattutto adesso è referente per ANCI Toscana per il gioco d'azzardo e membro dell'Osservatorio Nazionale. Durante la puntata avremo altri due interventi, ci aiuteranno ad analizzare il fenomeno e tutte i progetti e le iniziative che vengono portate avanti per cercare di sensibilizzare al massimo e di contrastare appunto il gioco d'azzardo. Partiamo prima con una breve pillola introduttiva curata dall'associazione Con Karma e poi torniamo subito in studio. Perché qui va proprio. Queste sono vittorie. Una possibilità su 622 milioni di fare 6 al Superenalotto. Una possibilità su 1,5 milioni di fare 13 al Totocalcio. Una possibilità su 6 milioni di vincere 500.000 euro al Gratta e Vinci il Miliardario. Una slot machine ogni 873 abitanti in Toscana. Non diamo i numeri. L'azzardo è un gioco a perdere. Sempre. Di Con Karma poi torneremo a parlare tra poco anche con la stessa Presidente. Intanto cominciamo un po' a guardare i numeri anche a livello nazionale e lo facciamo con il primo servizio con le parole di Filippo Torrigiani, che è consulente sul tema del gioco d'azzardo proprio per la Commissione parlamentare antimafia. Sì, dunque sono dati che fanno tremare i polsi, tenuto conto della situazione attuale che c'è nel paese, dove si registrano purtroppo oltre 6 milioni di poveri, insomma, e questi numeri sono ahimè in crescendo. Gli ultimi dati ufficiali che abbiamo analizzato ed elaborato sono quelli del 2021, dove sono stati impegnati, veicolati nei canali di gioco d'azzardo oltre 110 miliardi di euro in un anno. E tutto questo, si badi bene, con le sale scommesse di apparecchi, quindi slot e VLT, scollegate e le sale scommesse spente per circa 8 mesi a causa delle restrizioni dovute alla pandemia da Covid-19, altrimenti i numeri sarebbero stati sicuramente più alti. Tant'è che le proiezioni che abbiamo, ancora non abbiamo i dati esaustivi di tutto l'anno, però abbiamo delle proiezioni, abbiamo un po' di dati su cui abbiamo iniziato a lavorare, ci dicono che nel 2022, quindi con minori restrizioni Covid, il comparto del gioco d'azzardo ha registrato una raccolta di soldi immessi nei vari circuiti che supererà purtroppo i 140 miliardi di euro. La Toscana, tanto per portare un esempio, nell'anno 2021 a cui facevo riferimento prima, quindi con la pandemia, sale scommesse chiuse per 8 mesi e quant'altro, ha registrato una spesa nel gioco d'azzardo di circa 6 miliardi di euro. Ecco, anche qui va accostata, insomma, la povertà crescente, sempre più poveri, sempre più persone che ahimè cercano la fortuna e la risoluzione dei problemi nei canali di gioco d'azzardo. Ecco. Quindi diciamo una involuzione purtroppo sociale che è in modalità on e che sembra non trovare battute del resto. Insomma, ecco. Premesso che la storia ci insegna, i dati ci insegnano, le analisi che abbiamo fatto ci insegnano, ci testimoniano che il gioco fisico, quindi slot, gratta e vinci, tutto ciò che è possibile fare fisicamente, di gioco intendo, registra sicuramente più del 50% dell'intera raccolta. Solo le slot e le VLT messe insieme generano già più il 50% dell'intera raccolta. E tuttavia ci sono delle questioni che vanno approfondite, tipo il cosiddetto payout e il ritorno in vincita. Perché
sta diventando sempre più appetibile il gioco d'azzardo online per il ritorno in vincita che c'è ai giocatori. Va considerato che, ad esempio, sulle slot il ritorno in vincita è al 65% del giocato ogni tot ciclo di partite, che varia da 12.000 fino a 140.000. Sul gioco d'azzardo online di ultima generazione, quindi Poker Cash, Casino Cash e quant'altro, il ritorno in vincita al giocatore supera il 90%, quindi è molto molto più aggressivo e molto più appetibile. D'altro canto, lo testimoniano i numeri, in Italia, a fronte, appunto, torno a dire, di una popolazione che vive in povertà totale, cioè che non mette insieme il pranzo con la cena, che si aggira intorno a 6 milioni di persone, ci sono oltre 12 milioni di gioco d'azzardo online attivi, quindi sono numeri estremamente, estremamente deleteri da un certo punto di vista. E d'altro canto, più di tutto parlano i numeri, insomma, quando si analizzano questi fenomeni. Nell'arco temporale che va dal 2011 al 2021, nel nostro paese sono stati veicolati nei canali di gioco d'azzardo 1,03 triliardi di euro, una cifra impressionante. E tutto questo, tocca dire, anche attraverso il silenzio purtroppo assordante di tante troppe persone, troppe realtà, mi riferisco ad esempio ad alcune categorie economiche. Perché questi soldi veicolati nel comparto del gioco d'azzardo sottraggono anche linfa vitale al resto dell'economia reale. Cioè, se io impegno i miei denari, il mio stipendio, almeno che non vada a delinquere, che poi c'è anche quello, magari facciamo un punto anche su quello dopo, se impegno il mio stipendio nei canali e quindi nelle scommesse e nei giochi vari, lo sottraggo al resto dell'economia reale, non vado a mangiare la pizza, non compro un vestito e quant'altro. Ecco, e questi sono tutti soldi che poi mancano e non vengono immessi nei circuiti del resto dell'economia. Quindi, insomma, sono cose che fanno purtroppo pensare. Ecco. Allora, abbiamo sentito dei numeri, si è parlato del 2021 perché ancora il 2022, insomma, in fase di elaborazione, ma sono numeri sempre più alti e sempre preoccupanti, Simona. Sì, la previsione fino a pochi mesi fa del direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli era sui 130 miliardi, evidentemente siamo saliti ancora, quindi mi immagino che anche per la nostra regione il dato sia assolutamente in linea con il trend nazionale. Questi sono numeri che fanno paura, l'amico Filippo Torrigiani li ha giustamente messi in relazione al numero sempre più crescente di poveri, così definiti appunto nella nostra nazione. È abbastanza evidente che il numero di giocatori patologici e quindi di conseguenza anche il numero, il volume d'affari, lo chiamo così, del gioco d'azzardo va di pari passo con la crisi economica. Quando si sta male, quando ci sono problemi economici, viene pressoché in automatico affidarsi al pensiero magico, perché di fatto il gioco d'azzardo questo è, per cercare di risolvere la propria vita. Quindi più si è poveri e indigenti, più si gioca al gioco d'azzardo. Questo è ovviamente un cane che si morde la coda, è un problema sociale e sanitario in crescita assolutamente. E lo è anche purtroppo, insomma, nel nostro territorio, perché appunto già nel 2015 mi sembra più o meno eravate partiti con Valdarno No Slot e già appunto i numeri c'erano per far partire questa associazione, per contrastare o almeno sensibilizzare il più possibile, e la situazione anche a livello locale immagino stia aumentando, cioè segue i trend sia regionale che nazionale. Noi siamo rimasti effettivamente stravolti all'epoca, insieme a Francesco Sottili, che con me aveva fondato il comitato Valdarno No Slot, proprio perché ci rendemmo conto che il volume di raccolta del gioco d'azzardo sui nostri comuni superava di gran lunga la spesa corrente del bilancio comunale. Io a quel tempo ero sindaco di Pergine Valdarno, mi ricordo che si giocava intorno ai 2 milioni di euro, con una spesa corrente del comune che era intorno a 2 milioni di euro. Così coinvolgemmo anche tutti gli altri sindaci del Valdarno per metterli di fronte a questi numeri. Noi partimmo ovviamente dal numero, dal dato economico, per arrivare poi ad affrontare
L'unico problema che ci sta a cuore, che in realtà è il problema sanitario ed è il problema sociale, non di chi gioca una tantum come fanno in tante persone che magari comprano un gratta e vince ogni tanto, ma per affrontare invece il problema delle persone che si erano ammalate, perché il gioco d'azzardo patologico è a tutti gli effetti una patologia che viene curata dal sistema sanitario nazionale e che viene affrontata anche all'interno dei nostri SERD. Tra l'altro, lasciatemi dire che il SERD, con il coordinamento della provincia di Arezzo, con il dottor Becattini, è stato uno dei primi SERD che, in Italia, che ha curato la patologia da gioco d'azzardo, che l'ha presa in carico anche quando ancora non era ufficialmente riconosciuta nei LEA. Quindi da quel momento in poi ci siamo dati da fare per capire quali fossero gli strumenti per poter aiutare queste persone, dal punto di vista ovviamente istituzionale e degli amministratori locali. Allora, ora torniamo a farvi ascoltare un'altra parte dell'intervista a Filippo Torrigiani, perché il settore, diciamo, il gioco d'azzardo si lega anche alla criminalità organizzata, in quanto appunto lui è membro anche della Commissione parlamentare antimafia, e ci spiega un po' l'interesse verso il gioco da parte delle mafie. Prego la regia. Allora, fino a poco tempo fa, diciamo, il fenomeno del gioco d'azzardo veniva visto come il nuovo Eldorado delle mafie per riciclare i soldi. In realtà adesso non è più una novità, è un fatto acclarato e accertato dalle centinaia ormai di indagini che sono state attuate dalle forze dell'ordine, dalla Commissione parlamentare antimafia, dalla Procura nazionale antimafia, chi più ne ha più ne metta. D'altro canto, noi bisogna partire da un assioma che è un po' questo. L'Italia è per certi versi un paese malato, un paese che per andare avanti ha bisogno di avere l'autorità nazionale anticorruzione, un paese che per andare avanti ha bisogno di avere la Procura nazionale antimafia e la Commissione parlamentare antimafia, e via discorrendo. Quindi questo, diciamo, questa è la cornice, ecco, dove si colloca purtroppo anche la questione del gioco d'azzardo. Per anni una politica molto disattenta, ecco, mettiamola così, senza dire altro, si è occupata molto di favorire e di incrementare l'offerta del gioco, in modo da scrivere al bilancio le entrate, senza tuttavia curarsi delle ricadute negative che poi ci sarebbero state, oltre a quelle di carattere sociale, mi riferisco alla malattia, alla dipendenza dal gioco d'azzardo e quant'altro, agli interessi mafiosi. Ecco, le mafie adesso, oggi, in questa fase, e non da ora, fanno affari, e lo abbiamo purtroppo accertato, molti dei clan sono attivi in questo settore attraverso il riciclaggio, l'usura, l'imposizione, quindi va da sé il controllo del territorio. Ecco, ci sono delle criticità enormi, non solo a livello italiano, a livello europeo anche. C'è la questione maltese, che io ebbi a denunciare un po' d'anni fa con un'informativa alla Commissione Antimafia, tant'è che l'allora presidente onorevole Rosi Bindi intese recarsi a Malta a confrontarsi con l'autorità maltese sui giochi. Porto un esempio, tanto per rendere la situazione più chiara. In Italia siamo 60 milioni di italiani, 60 milioni di abitanti, e abbiamo circa 100 concessioni di gioco. A Malta ci sono 400.000 abitanti e ne hanno oltre 500, cioè a Malta si fa prima aprire una società di scommesse e di gioco che di una pizzeria, tanto per intenderci. Ecco, Malta è un po' considerata, all'esito delle indagini, diciamo un Eldorado dove le mafie riciclano, fanno società, fanno affari, eccetera. E il gioco d'azzardo rappresenta, ad esempio, una di queste di queste buche, ecco, per così dire. La Commissione parlamentare antimafia è presieduta dalla Rosi Bindi, dall'onorevole Bindi prima, e ora questa è presieduta dal senatore Morra, ha evidenziato e segnalato al Parlamento, attraverso delle relazioni, le criticità che il gioco d'azzardo rappresenta, quindi le falle che ci sono nel sistema. Su tutti c'è la tracciabilità dei flussi finanziari, che avviene in una certa misura, ma non così esaustiva da bloccare gli interessi malavitosi.
ci sono più di 4.000, ad esempio, perché quando parliamo di gioco d'azzardo spesso pensiamo solo alle slot, no? Ma in realtà, mentre noi stiamo parlando, in Italia, ad esempio, si vendono 3.600 gratta e vinci al minuto, 24 ore su 24, 365 giorni l'anno. Nel 2021 gli italiani hanno speso circa 12 miliardi di euro nei gratta e vinci, tanto per avere un'idea. E ci dimentichiamo, parlando solo degli apparecchi e delle slot, del resto del gioco. Penso alle scommesse sportive. A quota fissa si può scommettere su una tipologia di giochi che è impressionante, oltre a quelli virtuali che non esistono, quindi sono fatti da algoritmi. Si può scommettere sulla lotta di sumo in Medio Oriente, sugli sport gaelici praticati in Irlanda del Nord, ed ecco che è anche notizia anche di questi giorni, ad esempio su una partita di calcio di una serie minore c'è stato un alert segnalato per una serie importante di numeri, oltre 100 scommesse fatte sulla solita squadra nel solito modo. Quello è un modo, è un sistema per riciclare denari. Se io adesso vado da un qualsiasi tabacchino, compro 1.000 euro di gratta e vinci, magari quelli sono soldi proventi dallo spaccio di sostanze stupefacenti, nessuno mi chiede un documento, nessuno me lo chiede. Ecco. Quindi noi sono anni che andiamo a predicare la necessità, il bisogno di fare accedere ad ogni qualunque tipologia di gioco attraverso il codice fiscale, tessera sanitaria, anche Bancomat, però deve rimanere traccia, perché se Filippo Torrigiani, che ha uno stipendio di 1.000 euro al mese, ne impegna 5.000 alla settimana nel gioco, probabilmente c'è qualche cosa che non funziona. Ecco, quindi attraverso l'anagrafe tributaria oggi le autorità, la Guardia di Finanza, che è la loro specialità, sono bravissimi su questo, ad esempio, e sono in grado di monitorare, di vedere, chiamare Filippo Torrigiani e domandargli dove ha preso questi soldi. Però ancora la politica, in senso lato, purtroppo non ha inteso adottare queste misure. Quando ad esempio parliamo del gioco d'azzardo, alcuni politici dicono che senza gioco no, non si può, insomma, il bilancio dello Stato sarebbe in crisi senza le entrate del gioco d'azzardo. Ma guardate che è una barzelletta, perché noi viviamo in un paese dove tutti gli anni, ad esempio, si registrano oltre 100 miliardi di euro di evasione fiscale, a cui la politica purtroppo non pensa, e dove ad esempio l'economia non osservata, quindi quella non registrata, vale oltre 200 miliardi di euro all'anno. E sono numeri che fanno tremare i polsi. Ed ecco che quando i politici, alcuni politici, non tutti ovviamente, dicono che senza gli introiti del gioco non si chiudono i bilanci, insomma, non ce la raccontano giusta. Allora ringraziamo anche Filippo Torrigiani per l'interessante analisi. E ora cominciamo un attimo a spostarci e a tornare un po' sul video di inizio della puntata, appunto, che vi avevo accennato, curato dall'Associazione Promozione Sociale Con Karma, che si trova appunto qui a Montevarchi, in Valdarno, e vi facciamo vedere, tanto per cominciare appunto a parlarne, un altro video che hanno realizzato, un piccolo spot, un breve spot di un progetto che si chiama Gioco Scaccia Gioco. Sai cos'è il DGA? Io sì. Sta per disturbo da gioco d'azzardo. È un fenomeno molto diffuso e in crescita sia a livello italiano che in Toscana, dove il consumo pro capite su giochi d'azzardo fisici è quasi 100 euro in più rispetto alla media nazionale. E noi in Valdarno? Non si sfugge, e anzi, proprio dalla nostra zona viene un dato ancora più preoccupante. Dei ragazzi fra i 14 e i 19 anni, ben il 13,8% sono giocatori a rischio. Il DGA ha un impatto fortissimo sulla vita delle persone, perché non solo incide sul portafoglio, ma anche sulla salute, le relazioni sociali e la sfera degli affetti. E anche nel caso degli adolescenti, questo disturbo va spesso a insinuarsi in situazioni già delicate, come scarso supporto familiare, isolamento o abuso di alcolici, fumo e sostanze stupefacenti. Per questo noi di Con Karma dal 2019 contrastiamo il DGA con progetti di prevenzione e informazione, rivolti soprattutto ai minori. E lo facciamo con il sorriso, con attività laboratoriali divertenti e inclusive. E soprattutto offrendo un'alternativa, gli scacchi. E perché gli scacchi? Perché sono un gioco stimolante con il quale si sviluppano insieme ad altre persone molte abilità, quali memoria, concentrazione, attenzione e capacità di previsione. Proprio tutte quelle competenze che il gioco d'azzardo addormenta. Esatto, ma soprattutto, cosa che non guasta mai, perché gli scacchi sono divertenti.
Ed è proprio questo lo spirito di Gioco Scaccia Gioco, il progetto per il quale stiamo chiedendo il tuo supporto. Insieme a te creeremo occasioni per raggiungere tutti e luoghi nuovi accessibili a tutti, dove conoscersi e condividere momenti di svago che ci allontanino dalla trappola del gioco d'azzardo. Ecco cosa contribuirai a realizzare. Un punto informativo itinerante che di comune in comune proporrà attività e momenti di informazione sul DGA. Incontri informativi e di sensibilizzazione per le famiglie sul tema e in generale sulla dipendenza in adolescenza. Laboratori di avvicinamento agli scacchi per giovani, adulti e anziani del territorio. La creazione e l'installazione permanente a uso pubblico e futuro delle comunità di 4-7 per il gioco degli scacchi in 4 luoghi pubblici del Valdarno. Avresti mai detto che gli scacchi possono essere un gioco di squadra? Fai la tua mossa con noi e sconfiggiamo insieme il gioco d'azzardo! Tra poco sentiremo anche le parole del presidente di Concarma, Alessia Spredicato Barboni. Prima facciamo un piccolo focus con Simona, proprio perché anche il progetto di Concarma è legato comunque al patrocinio di ANCI Toscana e quindi, in quanto appunto membro di ANCI, proprio consulente di ANCI per il gioco d'azzardo, ti volevamo chiedere un po' quali sono appunto i progetti e le iniziative per cercare di sensibilizzare e contrastare, anzi, il più possibile, un po' per tutte le fasce d'età, come abbiamo visto. Beh, finalmente siamo riusciti a istituzionalizzare, passatemi il termine, anche l'aspetto sulla sensibilizzazione e sulla prevenzione, perché 55 milioni di euro all'anno vengono indirizzati dal Ministero alle regioni, anche alla Regione Toscana arrivano circa 3 milioni e mezzo di euro all'anno, che quota parte vanno a coprire ovviamente le spese sanitarie dei SERD, ma quota parte vengono indirizzati attraverso il coordinamento di ANCI Federsanità al terzo settore. Qui si parla di un progetto che abbiamo toccato tutti con mano, perché con Karma e i loro scacchi sono arrivati di fatto in tutte le nostre scuole del Valdarno, perché quello è stato un progetto che abbiamo condiviso. Ma tutti questi milioni di euro in tutta la nostra nazione vengono indirizzati al terzo settore, quindi alle associazioni che in realtà partecipano ai bandi, che nel caso di Regione Toscana vengono appunto coordinati da ANCI Federsanità, per realizzare sui propri territori dei progetti di sensibilizzazione e di prevenzione che si cerca di indirizzare alle fasce più fragili della nostra popolazione, che quindi possono rimanere ovviamente più colpite dalla patologia del gioco d'azzardo. Sto parlando ovviamente dei ragazzi, ed è il caso del bellissimo progetto di Gioco Scaccia Gioco, o anche degli anziani. Io ho avuto modo veramente di scoprire quanti bellissimi progetti, soprattutto con le scuole, siano stati attuati in questi anni in Regione Toscana, per cui accanto alle tante iniziative istituzionali che abbiamo portato avanti con i miei colleghi sindaci, primo fra tutti la revisione della legge regionale e l'approvazione di un regolamento tipo che poi abbiamo portato in tutti i nostri consigli comunali, contenente appunto delle indicazioni per contrastare il gioco d'azzardo patologico, il vero lavoro sul territorio lo fanno loro. Allora, adesso appunto sentiamo le parole proprio del presidente di Concarma, Alessia Spredicato Barboni, che ci porterà appunto, ci spiegherà più da vicino proprio il loro progetto, che nasce in sinergia, come diceva Simona, con le scuole, con le famiglie e con la comunità. Allenare la mente per sconfiggere il gioco d'azzardo è un progetto che è giunto alla sua seconda edizione, la prima nel 2019, e ha l'obiettivo di prevenire e contrastare il fenomeno da gioco d'azzardo patologico nel Valdarno tra i giovani. Il progetto rientra all'interno del piano regionale per il contrasto da gioco d'azzardo. Il nostro ente finanziatore e partner di coprogettazione è ANCI Toscana.
Il progetto nasce da un'effettiva esigenza sul territorio. I dati mostrano infatti che il fenomeno del gioco d'azzardo purtroppo è ancora molto presente all'interno del nostro territorio nel Val d'Arno. Per garantire quindi la riuscita del progetto e sensibilizzare e informare la popolazione, abbiamo attivato una rete partenariale forte di partner che lavorano costantemente sulla tematica: azienda sanitaria locale, istituti scolastici, i comuni del Val d'Arno e associazioni che si occupano del gioco d'azzardo, una tra tutti Libera, che con noi ha sostenuto e progettato fin dall'inizio, fin dalla prima edizione, il progetto e si occupa ancora ad oggi insieme a noi di potenziare e strutturare sempre di più le azioni di sensibilizzazione. Poiché il progetto si è configurato fin da subito non solo come attività di sensibilizzazione, ma anche come promozione di una forma di gioco positiva, quello degli scacchi, per noi fondamentale è stata anche la collaborazione con Livorno Scacchi, che ha portato avanti la parte di formazione dei nostri operatori proprio sul gioco degli scacchi. Abbiamo scelto gli scacchi perché sono un gioco che sviluppa una sana competitività e un sano agonismo. Un gioco che aiuta a tutte le età, in maniera trasversale, a sviluppare quelle che sono le proprie capacità di memoria, di attenzione e di concentrazione. Oltre a questo, gli scacchi sviluppano le proprie competenze trasversali e permettono appunto di lavorare su quelle che invece sono le caratteristiche di ognuno di noi che il gioco d'azzardo addormenta. Con questo quindi cerchiamo appunto di lavorare a tutte le età proprio per potenziare quelle che sono le nostre capacità. L'obiettivo principale del nostro progetto è quello di prevenire e contrastare la diffusione del fenomeno da gioco d'azzardo all'interno della popolazione giovanile. Questo avviene tramite attività dirette ai giovani e attività invece che coinvolgono gli adulti in qualità di figure di riferimento dei giovani, genitori, insegnanti ed educatori. La popolazione adulta viene informata e sensibilizzata sul fenomeno, su quelli che sono i campanelli d'allarme e i segnali per riconoscere il fenomeno all'interno della popolazione giovanile e per supportare i giovani che ne hanno bisogno. Inoltre, attraverso campagne di sensibilizzazione e attraverso attività specifiche si informa la popolazione e si avvicina anche al gioco sano degli scacchi. I più giovani sono stati invece coinvolti direttamente attraverso delle attività in classe. Nella prima parte del progetto si sono svolti infatti dei laboratori non formali dove i ragazzi hanno potuto riflettere sulla tematica del gioco d'azzardo personalmente e insieme con i compagni. I prodotti che sono usciti emersi dal laboratorio sono stati utilizzati anche per la campagna di sensibilizzazione sul fenomeno. La promozione del gioco degli scacchi è iniziata a novembre 2022 nelle classi. I ragazzi hanno imparato le regole base del gioco e hanno fatto delle partite tra sé per allenarsi appunto al gioco degli scacchi. Alla fine di queste attività, all'interno di ogni scuola, si svolgerà un torneo per eleggere due vincitori. I due vincitori rappresenteranno la loro scuola all'interno di un torneo ancora più grande che si svolgerà in piazza Montevarchi il 27 di maggio e che vedrà coinvolti appunto tutti i 13 istituti del Val d'Arno che hanno aderito al progetto per eleggere il primo, secondo e terzo posto, quindi i vincitori del nostro grandissimo torneo. Nel prossimo periodo estivo l'associazione svolgerà nei principali comuni del Val d'Arno delle attività territoriali di laboratorio aperte a tutta la popolazione e dedicate proprio al gioco degli scacchi. Questi laboratori nascono da un'esperienza di Concarma negli anni passati, che riguarda appunto laboratori specifici sul gioco degli scacchi. Nel 2021 abbiamo inaugurato un punto scacchi nel giardino di Via Vespucci a Montevarchi attraverso il progetto Il Giardino del Re e nel 2022 abbiamo riproposto d'estate, Scacco all'estate, un laboratorio per i più piccoli dedicato proprio al gioco degli scacchi. Questi laboratori sono momenti di incontro tra generazioni e tra grandi e piccoli, tra chi si conosce e chi non si conosce, quindi momenti di socializzazione e dedicati appunto a tutti. Novità assoluta del progetto è il lancio di un contest creativo per i più giovani dal titolo Scacco Matto al gioco d'azzardo. Il concorso è gratuito, riservato ai ragazzi e ragazze fino ai 25 anni di età, che possono partecipare singolarmente, con la propria classe o in un'altra forma aggregativa o in gruppo.
i ragazzi potranno presentare degli elaborati artistici sul tema del gioco d'azzardo e del gioco degli scacchi. Gli elaborati potranno essere foto, video, illustrazioni o disegni e saranno valutati da una giuria di esperti e rappresentanti dei partner del progetto. Saranno premiati in una cerimonia finale che si svolgerà al termine del progetto a dicembre 2023. Il bando di partecipazione al contest creativo sarà pubblicato sulla landing page del progetto e sul sito dell'associazione www.concarma.it/gioco-scacciagioco2 e sarà ovviamente promosso tramite i canali dell'associazione e tutti i canali dei partner coinvolti. Il nostro progetto quindi lavora sul territorio e insieme al territorio. Quindi chiunque volesse partecipare alla nostra attività, avere maggiori informazioni o anche essere coinvolto attivamente come volontario all'interno delle nostre attività e dei nostri servizi può in qualsiasi momento contattarci e chiederci tutte le informazioni. Siamo arrivati ormai al termine di questa puntata, quindi prima di salutarci, rimanendo un po' sulla scia anche dell'ultimo commento e della parola gioco, però vista in senso positivo, un'ultima osservazione con Simona su se è possibile un gioco sano, se esiste la possibilità di giocare in modo sano. Ma direi assolutamente sì, perché al di là dei nostri regolamenti, delle eventuali limitazioni o i distanziometri, no? Che spesso si sentono nominare, e credo che la nostra arma più potente sia proprio questa, cioè l'educazione dei ragazzi e dei bambini, e vi assicuro che questi ragazzi si sono veramente appassionati al gioco degli scacchi, l'educazione ad un gioco che sia un gioco, come diciamo noi, sano, contrapposto al gioco malato che isola, il gioco d'azzardo isola, perché si gioca da soli, si gioca in solitudine. Il gioco degli scacchi, così come tantissimi altri giochi e lo sport in generale, invece portano assolutamente ad una condivisione di intenti, portano a fare squadra, portano a fare gruppo e in questo caso stimolano anche l'intelligenza e la logica. Quindi direi che, ribadisco, questa è l'arma più potente, quella dell'educazione ad un gioco sano e condiviso dei nostri ragazzi. Allora ringraziamo quindi Simona Neri per essere stata con noi. Grazie a voi. Ringraziamo anche Filippo Torrigiani, Alessia Spredicato Barboni, Giulia Lachi e tutto il gruppo dell'Associazione Con Karma. Un ringraziamento anche a Giovanni Fantoni per il montaggio dei video e io vi do appuntamento quindi alla prossima puntata di Segno 7. Grazie e buonanotte.